La bestia nera della Jesina, alias Daniele Api. È lui l'eroe di giornata per il Matelica nel derby contro Leoncelli. Ancora lui. Entra, segna e fa volare i suoi con un gol decisivo che regala 3 punti. Un risultato del quale sembra proprio non voler fare a meno, dal momento che nelle 3 passate gare, proprio contro la Jesina, è sempre stato lui ad andare in rete. Giornata piovosa a Matelica, campo difficile, sfida di quelle da cui aspettarsi di tutto. Sulla sponda biancorossa, mister Gianangeli ripropone il 4-2-3-1 delle ultime 2 partite con gli stessi 11. Mister Bacci deve invece fare a meno di Francia, Trudo e Calcina. Pronti via ed è Cardenale a presentarsi davanti alla porta, ma Spitoni fa buona guardia. Il Matelica cresce e al 22esimo è Ambrosini a servire un bel traversone sul secondo palo alla Zoni, che di testa sbaglia di poco. Quindi al 33esimo l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Ambrosini guadagna un prezioso calcio di rigore atterrato in area da Tombari e poi sul dischetto è proprio lui a presentarsi, ma si vede respingere la sfera da Tavoni, che mantiene il pari. Nella ripresa, complice anche un campo ulteriormente appesantito, la partita si fa più fisica. È il Matelica a rientrare subito forte e Ambrosini in area si rende pericoloso dopo appena 1 minuto, ma non gli riesce il tiro e il tutto si rivela con un nulla di fatto. 1 minuto più tardi Iotti colpisce clamorosamente il palo. Quindi all'85esimo ecco entrare Api. Non perdona ancora una volta e alla sua prima palla all'86esimo risponde di testa al cross da destra di Moretti, infilando la rete del vantaggio. La Jesina reagisce subito e sfiora il pari all'87esimo con Frulla, ma Spitoni con le mani si supera, evitando il peggio e mantenendo il vantaggio. Gli interminabili 6 minuti di recupero decretano la vittoria del Matelica, che gioisce per la 3ª vittoria consecutiva. Animo a terra invece sulla sponda opposta, quella Jesina, che deve fare ancora una volta i conti con un autentico spauracchio, quello di Api.